Polemiche in strada per Viale Primovere, Riviera Sud di Pescara, dove hanno detto oggi in conferenza stampa PD e liste civiche di centrosinistra i lavori sono fermi a danno di automobilisti già stressati dalla chiusura ormai nota della galleria San Silvestro. Il motivo dello stop dei lavori è ambientale, ma anche di negligenza, hanno tuonato i consiglieri in questione, Stefania Catalano, PD. Da ormai settimane sono fermi i lavori su Viale Primovere. Fermi non per motivi relativi a viabilità, eccetera, ma sono bloccati per mancanza dei pareri da parte della soprintendenza, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli alberi. Abbiamo visto che diversi alberi, pini addirittura anche secolari, sono stati abbattuti su quel tratto senza nessun parere. Questo è gravissimo. Tra l'altro si è parlato proprio in commissione l'altro giorno soltanto di una valutazione fatta da un agronomo esterno, addirittura prima ancora che iniziassero i lavori, ma su tutto il progetto, che comprendeva sia la Pescara Nord, quindi il tratto della riviera di Pescara Nord, che il tratto della riviera di Pescara Sud. E questo è davvero grave. Ieri il presidente della Commissione Mobilità Foschi ci ha detto che i lavori si fermeranno dalla metà di dicembre a metà di gennaio, ma ora voi mi dite che i lavori sono già fermi. Cos'è che non quadra? Non quadra che mancava il parere della soprintendenza sull'abbattimento degli alberi, e anche il settore verde in merito non era stato informato assolutamente di nulla. Arriva la risposta di Armando Foschi: è tutto in regola, se i lavori sono sospesi è solo perché è stata presentata una variante e c'è già il parere e la relazione dell'agronomo che abbiamo consultato. Insomma, il verde diventa un giallo.